Buongiorno colleghi che in tutta Italia state manifestando davanti alle prefetture. Io sono qua imperterrito anche se mi sento svenire, sinceramente, e è l'ottavo giorno di sciopero della fame. Perché faccio questo sciopero della fame? Non serve più che lo ripeto. Però voglio, come dire, sollecitare, far evidenziare ai nostri colleghi sindacalisti. Invito tutti i segretari a scendere in piazza con me in sciopero della fame prima che venga fatto questo decreto per far sì che venga aumentato l'indennità che spetta ai vigili del fuoco. 50-60 milioni di euro, ragazzi, non bisogna fermarci, non sono molti, bisogna muoverci. Prima che venga firmato questo decreto vi invito, vi imploro colleghi sindacalisti, qui noi siamo... Abbiamo dato la nostra vita a fare il pompiere del sindacalista. Diamoci una mano, ve lo chiedo per favore, non per me, per le nostre famiglie, anche per le vostre. Protestiamo per questo. Ah, noi vorrei dire anche ai nostri colleghi amministrativi contabili che non ce l'abbiamo con loro. Questi soldi sono i soldi della specificità di chi rischia la vita. Questo è importante. Guardate alle forze di polizia, hanno dato 1 miliardo di euro, ma le forze di polizia hanno dato 1 euro ai loro colleghi impiegati? Non mi sembra. Viaggiamo per terra, tocchiamo, cioè consideriamo che i vigili del fuoco rischiano veramente la vita. Vi invito tutti, sollecitate i vostri sindacati, i vostri sindacalisti, il capo dipartimento, il capo del corpo, il prefetto Frattasi, il capo del corpo ingegner Giovi, che difendino i loro uomini che sono pronti a dare la vita per loro, per i cittadini italiani. Li difendono, devono essere equiparati agli altri corpi dello Stato. Ora basta, io starò qui fino a che il decreto non è firmato. E come vedete, penso da tutta Italia, sono pronti veramente a scendere in piazza, non con la divisa, a scendere in piazza per i diritti dei figli. Ciao ragazzi, speriamo che non mi sento mai.